Buonasera, buonasera e grazie per essere qui con noi. La vostra presenza qui è sicuramente testimonianza di un cambiamento che è in corso, un cambiamento che è in atto, un cambiamento che ci fa pensare ad un futuro migliore per tutti quanti noi e per i nostri figli. Oggi il nostro territorio ha una chance, questa chance è rappresentata dalla deputazione del nostro caro Toni Scilla all'Assemblea regionale siciliana. Lo ricordiamo, il 5 novembre si vota in tutta la Sicilia e quindi votiamo per dare forza ad un progetto che a noi sta particolarmente a cuore ed è proprio quello di Forza Italia con Toni Scilla all'Assemblea regionale siciliana e Nello Musumeci presidente della nostra regione. A testimonianza della credibilità e delle grandi capacità di Toni Scilla, questa sera abbiamo il piacere di avere il commissario di Forza Italia per la nostra provincia, il senatore Tonino D'Alì. Buonasera a tutti, grazie di questa accoglienza. È chiaro, intanto vorrei porgere un caro saluto al senatore Renato Schifani, che è stato nostro straordinario e bravissimo presidente del Senato ed è, rimane uno dei leader del nostro partito e quindi il nostro punto di riferimento a livello nazionale. E poi naturalmente devo salutare Toni. Io non vi posso presentare Toni qui a Mazzara perché sarebbe veramente una cosa assolutamente fuori di luogo, però sono qui per testimoniare di Toni la straordinaria forza morale e l'entusiasmo politico che ne fa uno dei nostri candidati di punta e uno di coloro che noi vorremmo che andassero all'Assemblea regionale a rappresentare questo territorio. È un momento straordinariamente importante perché, come ci stiamo dicendo in questi giorni nei comitati, nelle piazze, nelle televisioni, inizia una stagione di appuntamenti elettorali fondamentali per il prossimo quinquennio di governo del Paese. Cominciamo con la Regione Siciliana il 5 novembre, continueremo, ormai questo lo possiamo dire, Renato tu puoi essere sicuramente più attendibile di me, continueremo il 4 marzo con l'appuntamento per le politiche nazionali, in questo territorio poi continueremo in primavera con altri appuntamenti altrettanto importanti per naturalmente l'amministrazione delle nostre città e anche con l'appuntamento delle provinciali, che io penso che al di là di tentennamenti che fino ad ora l'Assemblea regionale ci ha regalato, si vota, poi non si vota, poi si rivota, comunque per ora la nostra
la previsione legislativa è quella che in primavera si vada a votare anche per le provinciali, oltre che per altri molti importanti comuni di questa provincia e poi naturalmente l'anno prossimo. Quindi capite che una serie di appuntamenti elettorali fondamentali per il vostro futuro, per il nostro futuro come partito, ma soprattutto per il vostro futuro come cittadini. Io dico sempre che quando si va a votare non si va a votare per l'amico o per il conoscente o per il parente, si va a votare per se stessi, cioè per ciò che ognuno di noi, ogni elettore ritiene sia il meglio per l'amministrazione della sua città, del suo territorio, in questo caso della regione. Io credo che non debbo, ripeto, di presentarvi Toni, ma ne debbo sicuramente testimoniare a voi da coordinatore provinciale l'assoluta affidabilità politica, l'entusiasmo, come dicevo inizialmente, ma anche la capacità di interpretare le esigenze del territorio, delle attività economiche del territorio, di questa Mazara in particolare, attraverso la sua straordinaria competenza e presenza anche negli organismi nazionali che si occupano della pesca, che si occupano di tutti i problemi della pesca e non solo. Quindi per voi votare Toni Scilla significa avere la garanzia di un rappresentante che fa gli interessi della città e del territorio. Così come votare naturalmente il presidente Musumeci significa avere la certezza di una compagine, di una coalizione forte, autorevole, che naturalmente trae autorevolezza dal vostro consenso, che dovrà andare a amministrare una Sicilia disastrata. Queste cose ce le dobbiamo dire con la massima chiarezza. Noi non, qui non facciamo, nel dire questo, propaganda politica, ma facciamo l'amara constatazione di un governo delle sinistre che ha rovinato la Sicilia. Io non so quanto si potrà recuperare, ma certamente la capacità e l'entusiasmo sia del Presidente che dei deputati che porteremo all'Assemblea regionale sarà tutta mirata al recupero per questa nostra Sicilia di una vita normale, di una vita, io dico, parlo sempre quando dico di una vita più che normale, perché noi non possiamo limitarci alla normalità, noi dobbiamo andare molto oltre, dobbiamo proiettare questa nostra isola in una realtà di competizione mediterranea che è il suo futuro e naturalmente proiettarla con i punti di eccellenza, con i momenti di eccellenza straordinari che possiede e che non vengono assolutamente sfruttati. Una città come questa, con un porto canale che se fosse in qualsiasi altra parte del mondo sarebbe un centro del turismo internazionale veramente tra i più invidiati, lo dobbiamo realizzare anche quello. Dobbiamo realizzare tante cose, è inutile farvi l'elenco adesso. Adesso dobbiamo concentrarci sulla scelta delle persone che possono contribuire alla rinascita della nostra Sicilia e della nostra provincia di Trapani. E Toni è sicuramente una di quelle. Toni è sicuramente una di quelle persone, ripeto, che per competenza, ma anche per entusiasmo, per carica emotiva, può alzare la voce nel senso buono del termine, che noi siamo sempre rispettosi delle istituzioni, è giusto, non facciamo le sceneggiate che fanno alcuni movimenti politici, diciamo politici, che non sanno fare altro che protestare e quindi tirano fuori cartelli, insulti e stupidaggini, perché come ama dire il nostro candidato alla presidenza Musumeci, non hanno mai amministrato neanche un condominio, non sanno da dove ci devono cominciare e allora, non sapendo cosa dire, cosa proporre, protestano, ripeto, fanno sceneggiate, alzano cartelli, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del futuro dell'isola, della Sicilia, della città di Mazara, o stiamo parlando di un circo dove bisogna fare un po' di spettacolo? Qua si è perso il senso della serietà, dell'importanza della politica e si vuole distruggere la stessa immagine della politica e quindi delle istituzioni, perché il solito gioco, escano loro che entriamo noi, perché poi alla fine quando entrano abbiamo visto che cosa sanno fare, ma senza andare tanto lontano, senza bisogno di passare da Roma o da Torino o da Livorno, abbiamo visto a Bagheria che cosa è successo con un sindaco grillino, ma ne stanno succedendo di tutti i colori, abbiamo visto cosa succede poi anche nei servizi al cittadino. Quindi io accantono questo
argomento, perché per me questo argomento lo dovreste accantonare voi tutti, lo dovrebbero accantonare tutti i siciliani, perché in nome di un falso rinnovamento si vuole mettere nelle istituzioni chi non sa far nulla e chi, non avendo nulla da fare nella vita, cerca un posticino nella politica. Loro sì che sono alla ricerca di un posto nella casta. Quella è casta vera, nel senso di trovare la professione, nella professione politica, la soluzione agli insuccessi della vita, al fatto che non hanno un minimo di possibilità di fare altri lavori se non quelli di infilarsi attraverso i siti, li usano questi macchinetti, di fare queste macchinette per farsi con 15 voti ci si candida a sindaco, con 30 ci si candida a consigliere e con 50 voti sulle macchinette si può anche diventare candidati alla presidenza di una regione o addirittura al Parlamento nazionale, perché di questo stiamo parlando. Ma non vale la pena dedicare altro tempo. Io adesso avrò l'onore di passare la parola al senatore Renato Schifani, però prima voglio rinnovarvi l'appello. È l'ultima settimana, questa è la settimana decisiva. Noi abbiamo due obiettivi: abbiamo l'obiettivo di vincere il governo regionale, ma abbiamo l'obiettivo di portare Forza Italia ad essere il primo partito di questa regione. Questo è l'obiettivo che noi dobbiamo fare in questa provincia. Questo obiettivo l'abbiamo sempre ottenuto e lo dobbiamo ripetere, e naturalmente quando raggiungiamo questo obiettivo portiamo avanti anche l'obiettivo di portare uomini validi all'Assemblea regionale siciliana. Voi qui a Mazara avete un compito particolarmente importante, dovete portare un mazzarese autentico all'Assemblea regionale siciliana, uno che conosce veramente quelli che sono i problemi della vostra città, permettetemi di dire, anche se della nostra città di Mazara, perché noi siamo un'unica grande comunità provinciale. Io sono stato, come voi sapete, presidente della provincia, Mommo Pipitone, mio grande consigliere provinciale. Abbiamo lavorato su Mazara come se fosse veramente il centro della provincia, perché la nostra è una provincia straordinariamente bella e formata da città tutte importanti tra di loro, non c'è solamente il capoluogo, ci sono tante città importanti e Mazara è sicuramente una di queste. E quindi se voi volete portare Mazara all'attenzione dell'Assemblea regionale nei suoi provvedimenti, ma nel suo dibattito politico, dovete votare Toni Scilla, perché Toni Scilla questo lo saprà fare. Grazie. Il voto, lo sappiamo, è un diritto, ce l'hanno detto tante volte, lo abbiamo detto tante volte, ma il voto è anche espressione di libertà, il voto è un dovere nei confronti nostri, nei confronti dei nostri figli, nei confronti della collettività tutta e nei confronti di quelle brave persone che ogni giorno si impegnano per la buona politica. E allora adesso, a proposito di buona politica e di brave persone, ho il piacere di lasciare il microfono a Renato Schifani, senatore Renato Schifani, già presidente del Senato. Grazie, grazie. Innanzitutto complimenti a Toni Scilla e all'amico Torino Dalì per questa splendida piazza. Questo dà il senso dei frutti del vostro impegno, del vostro sacrificio quotidiano per il nostro partito, per il partito nel quale viviamo da tempo, nel quale crediamo sempre di più, anche in questo momento di rinascita, quasi rifondazione di Forza Italia, un partito che sembrava anni fa ormai stanco, chiuso, e che invece ha resistito alle difficoltà della sopravvivenza a causa di un governo della sinistra che aveva promesso mari e monti con Renzi ed altro, e che sconta oggi un prezzo enorme, quello della sconfitta. Perché ormai, diciamoci le cose come stanno, la partita alle elezioni regionali, così alle prossime politiche, non sarà per la prima volta tra il centrodestra e il centrosinistra, ma tra il centrodestra e il Movimento di Grillo, perché la sinistra non c'è più. La sinistra è scomparsa, la sinistra è finita, la sinistra non c'è più, si è divisa, si è spaccata, ha deluso le aspettative degli italiani, per non parlare delle aspettative dei siciliani,
per le aspettative dei nostri cari amici, fraterni di questo territorio, di questa realtà, di questa marineria, anche di questa città che dà tanto lavoro a una marineria che è stata bistrattata da un governo che, anziché utilizzare i fondi europei per la rottamazione o la ristrutturazione delle imbarcazioni, non ha fatto nulla. Dov'era mister Crocetta per fare invece il suo dovere anche in questo territorio? No, nulla, il nulla assoluto. Ma vedete, parlare di Crocetta è come sparare sulla Croce Rossa, non mi va poco in questo breve intervento che farò parlare di Crocetta, non esiste più, non sono in partita, la partita è tra noi, era il buon governo, l'unità del centrodestra, una presidenza di una persona per bene, integerrima, stimata da tutti, sulla cui dignità, sulla cui onestà, sulla cui capacità di governo non possono dire nulla, perché ha amministrato per 10 anni la provincia di Catania, benissimo, non è stato mai sfiorato da alcunché, è dimostrato che alle elezioni europee è stato il primo degli eletti tanti anni fa, ha battuto pure Fini perché è rispettato nel suo territorio. Tra questa realtà, un centrodestra unito che è riuscito a evitare l'errore di 5 anni fa di dividersi per consegnare la regione a Crocetta, e poi il movimento astratto della protesta, del voto di pancia, che viene dato nel segreto dell'urna al partito di un guitto, al partito di un attore, che secondo me, credetemi, 5 anni fa, quando si è visto arrivare tutti quei voti, nemmeno immaginava che quella sua realtà, questo suo movimento potesse raggiungere quei voti. Così come non immaginava di vincere Roma, così come non immaginava di vincere altre realtà, non era pronto. Perché il Movimento 5 Stelle è un partito evanescente, il partito della protesta, ma non è il partito del governo. Protestare è una cosa, governare è altra cosa. Vogliamo vedere. Grillo poco fa è arrivato in Sicilia, è arrivato a Catania, sta facendo, per far parlare di sé, la marcia a piedi da Catania da Citrezza, da Citrezza a Catania, scortato dai suoi amici. Prima le grandi gaffe. Di Maio dichiara che già l'onorevole Miccichè ha nelle mani la lista dei 18 assessori che verranno nominati. Ora vorrei dire al Presidente, all'onorevole Di Maio, ma vedete, voi volete governare la Sicilia e non sapete nemmeno che gli assessori in Sicilia sono 12 anziché 18. Ma ci rendiamo conto in che mani siamo? Ci rendiamo conto chi sono questi signori? E questa è la prima battuta. Poi Grillo ha dichiarato poco fa, ci prendono per impreparati, ci prendono per incoscienti, ci prendono così per superficiali, però noi abbiamo, quando andiamo a governare, noi impariamo bene, sappiamo imparare in tempi reali, bene. Se imparare significa governare Roma come sta governando la Raggi, governare Livorno come il sindaco Nogarin che ieri si è beccato il secondo avviso di garanzia per turbativa d'asta, se governare bene significa 5 deputati regionali rinviati a giudizio per le firme false di Palermo, se governare bene significa non rispettare un provvedimento giudiziario che è le famose regionarie, quelle che, secondo le quali, diceva il senatore Dalì, sulla piattaforma loro decidono, e la votazione segreta della piattaforma decidono chi deve essere candidato all'assemblea regionale, chi deve essere candidato alla presidenza della regione, hanno fatto queste regionarie, le hanno fatte, massima trasparenza, poi sono stati nominati dei soggetti. Bene, uno escluso ha fatto ricorso al tribunale, il tribunale ha sospeso queste regionarie, le loro regole. Di Maio dichiara: noi rispetteremo la sentenza ove dovesse essere annullata le regionarie, rispetteremo. La sentenza è arrivata 5 giorni dopo, la sentenza ha annullato le loro regionarie, le loro procedure, loro se ne sono infischiati, sono andati avanti candidando cancellieri e loro candidati, quindi non hanno rispettato per niente la sentenza che Di Maio diceva che avrebbero rispettato. Signori, ma come possiamo dare fiducia a questa gente? Ma poi ci rendiamo conto? Allora io perché mi sforzo di spiegare agli incerti, a coloro i quali hanno sofferto 5 anni di malgoverno di Crocetta, di non sfogarsi nel segreto dell'urna dando il voto a un movimento del non governo? Perché significa rovinare il futuro ulteriormente dei loro figli, aggiungere al malgoverno di Crocetta la disperazione di un altro governo di dilettanti allo sbaraglio, perché non hanno uno straccio di programma. Non hanno uno straccio di classe dirigente, non hanno uno straccio di capacità di governo, di senso delle istituzioni. Poco fa il senatore Dalì citava la vicenda Bagheria, ma la vicenda Bagheria, amici di Mazzara, è una vicenda terribile,
La vicenda Bagheria vede un sindaco che parla al telefono con il comandante della polizia municipale del suo comune, perché glielo passa chi? La sorella del sindaco, perché il comandante della polizia municipale stava facendo un'ispezione alla villa abusiva della sorella del sindaco, ma lo faceva perché gliel'aveva chiesto la procura di Termini. Bene, la sorella gli passa al telefono al sindaco, al comandante della polizia municipale, il sindaco dice al comandante della polizia municipale al telefono, questo per dire la leggerezza istituzionale, dice il sindaco: ritorna fra due giorni perché mettiamo a posto le carte. Ma tutto questo risulta dall'indagine che è pubblica. E questo è un sindaco? Bene, se Grillo sostiene che imparano il momento in cui vanno a governare, e se questo è il modo di imparare, se questo è avere imparato a governare, questo non è governare, questo è essere, diciamo, non voglio essere offensivo, ma sicuramente non uomini di governo, ma uomini di strada, uomini da emarginare, uomini da mettere al bando dalle istituzioni, perché governare le istituzioni significa tutelare i vostri diritti e la trasparenza. Bene. Addirittura la procura di Termini aveva chiesto l'arresto di questo sindaco, poi il GIP nella sua autonomia ha deciso l'obbligo di firma. Siamo nelle mani di questi signori. Allora, non voglio aggiungere altro perché sembra che noi si abbia paura. Noi siamo convinti di vincere, ce la faremo, abbiamo una classe dirigente formata. Toni Scilla lo conosco da tanto tempo, so il suo impegno, la sua militanza, il suo attaccamento al territorio, in particolar modo a questa realtà. Non è, diciamo, un salto nel buio votare Scilla, votare Forza Italia, che è fatta di persone per bene, di persone come il presidente D'Alì, non lo dico perché qua, ma è stato presidente della provincia di questo territorio, ha dato l'anima, è un senatore impegnatissimo sul territorio, si è battuto per l'autorità portuale, per l'aeroporto vostro di Birgi, per tante altre realtà, persone che danno l'anima, che a volte sono capaci anche a litigare all'interno della propria coalizione per gli interessi vostri, per gli interessi nostri. Questa è classe dirigente, questa è serietà, e noi a questa serietà ci appelliamo nel chiedere il voto per il mese di novembre, quando andremo a votare per le elezioni regionali. Abbiamo un galantuomo come candidato alla presidenza, abbiamo una lista bellissima come Forza Italia, abbiamo un ottimo candidato, abbiamo un grande programma. Dico un solo punto, un punto intelligente, che, perché nel vuoto totale assoluto di 5 Stelle parliamo ogni tanto di programmi. Prevediamo l'abolizione della tassa automobilistica sulla prima auto, perché la prima auto serve per lavorare, la prima auto serve per portare i bambini a scuola, la prima auto serve per le esigenze primarie della famiglia. Quella tassa è ingiusta, noi andando al governo regionale la aboliremo, e questo è un segnale di attenzione alle fasce deboli. Non aggiungo altro, amici, vi ringrazio per quello che farete per convincere anche gli incerti ad andare a votare bene. Bisogna votare e votare bene, perché 5 anni fa abbiamo sbagliato, noi ci siamo divisi, questa volta non abbiamo sbagliato, allora meritiamo la vostra fiducia, datecela, non ve ne pentirete. Grazie. Grazie Presidente. Mi preme ricordarvi che mercoledì a Palermo, al Teatro Politeama, ci sarà il Presidente Berlusconi alle ore 17. Come recita anche il nostro spot elettorale, il nostro slogan dello spot elettorale, nella vita di ognuno di noi c'è un tempo per ogni cosa, quindi c'è un tempo per capire, e noi abbiamo capito, la situazione è a dir poco drammatica per tutti quanti noi. E poi c'è anche un tempo per scegliere di cambiare questa situazione e quindi di invertire la rotta. E arriva il tempo di decidere a chi affidare il cambiamento, a quale persona, a quale politico, a quale partito. E infine c'è il tempo di agire. L'azione a questo punto è una sola, è quella di andare a votare. Il 5 novembre io voto Toni Scilla. Grazie, davvero è uno spettacolo essere stasera su questo palco, perché vedere così tanta gente che ci continua a seguire, che continua a credere a questo nostro progetto politico che inizia il 5 di novembre, perché abbiamo il dovere di far ripartire
la politica quella con la P maiuscola, ce lo impone il nostro senso civico, ce lo impone l'essere noi uomini. Già, caro Renato e caro Tonino, giovedì sera al Cine Teatro Rivoli abbiamo fatto davvero un'altra bella manifestazione. Eravamo in tanti, pensavamo che ripeterne un'altra a distanza di 2 giorni poteva essere complicato. Probabilmente è complicato per qualche altro, ma per noi che facciamo la politica davvero con il cuore, la risposta della piazza è davvero stupenda. Io ormai qualche comizio ho fatto, qualche intervento anche in importanti aule parlamentari l'ho fatto, e pensavo anche di, diciamo, non emozionarmi più dietro un microfono, ma questa sera parlando in questa piazza, credetemi, ho dentro una serie di sensazioni che sono particolari, è un insieme di cose, non so se riuscirò a dirle tutte, a dirle con il giusto nesso logico, perché vedete, ripeto, se la premessa della politica è quella di cercare di servire il tuo territorio, di farla per la gente e tra la gente, non è semplice. E quindi so qual è il momento storico, economico che stiamo attraversando. So che ognuno di noi soffre maledettamente. So le difficoltà che ogni imprenditore quotidianamente deve affrontare per riuscire a portare avanti la propria azienda. So cosa significa mantenere una famiglia. So che siamo tutti arrabbiati. So che siamo tutti stanchi. Il popolo è stanco e questo è grave. E io oggi parlo a voi sapendo che parlo di un popolo stanco che soffre, e vi parlo perché insieme a voi però non voglio cadere nella disperazione, ma voglio cadere nella speranza di creare un futuro comunque migliore. E questo lo si fa con la buona politica. Lo so, è complicato, però il 5 novembre è una data importante. Non è retorica, non è la solita frase detta in campagna elettorale. Il 5 novembre noi andiamo a votare per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana e per il nuovo governatore dei siciliani. Non possiamo fare finta che è un giorno qualsiasi, non lo è. Come la politica ha l'obbligo di interrogarsi e di avere la dignità di rappresentare il popolo, anche voi dovete interrogarvi, anche voi dovete riflettere. Noi questa sera su questa piazza faremo un patto d'onore tra voi e la politica che io e Forza Italia proponiamo. Voglio con voi insieme decidere, perché insieme dobbiamo cercare di cambiare. La nostra proposta politica è chiara, pulita, vera. Abbiamo fatto come coalizione, lo diceva il presidente Schifani poc'anzi, tutto un passo indietro. Si è riusciti a fare una coalizione che parte dalla destra e arriva fino al centro moderato, tutto un passo indietro per fare un passo avanti alla Sicilia e ai siciliani. E abbiamo affidato la guida di questo progetto all'unica persona oggi, non dico unica perché non ce ne sono altre dal punto di vista generale, ma dal punto di vista politico. Abbiamo chiesto ad una persona per bene, a un politico con la P maiuscola, di guidare questo progetto per dare credibilità alla politica e dignità ai siciliani. E siamo sicuri che con Nello Musumeci questo patto sarà mantenuto. Ieri abbiamo avuto il piacere di averlo con noi al comitato e in quelli 10 minuti abbiamo capito, ma noi lo conoscevamo perché Nello è stato sempre dalla nostra parte. Altri in questa città stanno lavorando per farlo perdere, ma questa volta non ci riusciranno, perché le persone per bene questa volta vinceranno le elezioni a Mazara. Poi c'è il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. È importante? È qualcosa che non ci appartiene? È qualcosa che a voi non interessa? Chi vince, chi andrà a sedere su quello scanno, per voi è una cosa secondaria? Ma secondo voi, se oggi l'aeroporto di Birgi praticamente è stato chiuso, se oggi il Porto Canale ancora è lì e ancora sa per quanti anni dovrà rimanere in questo stato, se l'ospedale che ci hanno consegnato
è una struttura, non è un ospedale. Ci hanno dato la struttura, l'ospedale è fatto di uomini, donne, personale medico, paramedico, di attrezzature. Utilizzano, ci sfottano, utilizzano l'inganno. Se la nostra città oggi soffre maledettamente, se ci sono quartieri abbandonati, se le periferie sono davvero abbandonate, Mazara 2, qualcuno pensa a Mazara 2? Quella parte della città fa parte di Mazara o è un ghetto? Via Potenza, la Costiera, quante chiacchiere! Era tutte queste cose che ho citato, dalle cose più importanti alle cose più banali. Lo sapete come si può invertire? Come si possono attuare le politiche sociali, economiche, i provvedimenti legislativi, gli atti governativi? Solo se scegliamo la buona politica, solo se scegliamo le persone per bene, solo se scegliamo le persone capaci, solo se scegliamo le persone coerenti, solo se scegliamo le persone che con la loro storia hanno dimostrato che non tradiranno mai i propri elettori, la propria comunità, la propria gente. E io questo l'ho già fatto, io l'ho fatto, voi mi conoscete ad uno, sapete, lavorano per farci perdere, sapete quello che sta succedendo in città, sapete che si vota candidati di poco conto, l'amministrazione comunale schierata per farci perdere. E allora noi, se non capiamo che dietro ci sono questi giochi, noi non abbiamo capito nulla. E allora tutti noi dobbiamo capire che questo patto d'onore va fatto, e non possiamo, soprattutto per rispetto delle generazioni che verranno, non vincere la partita. Vedete, io con ognuno di voi penso, tutti quelli che siete in questa piazza, l'ho detto anche al Cine Rivole perché ci conosciamo, sapete se io durante la mia attività legislativa ho risposto al telefono, se la segreteria ha aperto la porta, se ho cercato di fare tutto quello che serviva per questo territorio, ad uno, sapete chi è chi vi parla, sapete se io voglio bene, sapete se io tradirò la città. E allora perché? Perché fare in modo che questo progetto debba essere spezzato? Soltanto per la stupidità, soltanto per l'invidia, soltanto per cose che non hanno senso. Ma vogliamo per una volta tutti insieme mettere il cuore davanti a tutto e mettere l'interesse di questa città. Lo dica ad ogni mazzarese, lo dica ad ogni uomo e donna di questa città. Perché? Perché? Perché abbiamo fatto una squadra, abbiamo proposto un progetto politico che, ripeto, parte il 5 di novembre, parte, perché noi vogliamo essere protagonisti, perché noi con Forza Italia vogliamo essere determinanti nell'azione politica amministrativa in provincia e in regione. Perché abbiamo uomini e donne capaci di fare politica, abbiamo giovani che davvero possono recitare un ruolo di primo piano. Noi dobbiamo creare la nuova classe dirigente, e si fa con la politica, non si fa con le chiacchiere. E per la politica serve il vostro aiuto, serve che voi diventate candidati e andate a votare tutti insieme per Forza Italia, per Toni Scilla e per Nello Musumeci. È importante, perché tutto il resto è poesia. Stamani ho parlato con tanti amici, con i quali abbiamo, perché è nata una squadra, cercato di capire alcune cose da dire e non dire da questo palco. Perché vedete, la politica ha una logica col palco e col microfono. La politica, come dicevate voi, non può essere un click dietro un computer. E cito questo esempio non per fare polemica, non per fare attacchi sterili, ma proprio perché voglio che si comprenda le cose che noi diciamo. Giovedì abbiamo fatto la manifestazione a Rivoli, io in quella manifestazione ebbe a dire che di riflettere sulla scelta di votare il Movimento 5 Stelle, perché nei 5 Stelle non c'è competenza tecnica, fatto reale, non c'è competenza legislativa, e dico non c'è legalità, nel senso che la legalità
non appartiene a un colore politico. Ci sono delinquenti e malfattori nel centrodestra, nel centrosinistra e nei 5 Stelle. La legalità è qualcosa che appartiene a te, dentro la tua persona, intrinsecamente. Allora, nella riproduzione, l'intervento fa saltare la parte finale, quindi sembra che io dico i 5 Stelle non hanno competenza amministrativa, non hanno passione, e sembra che si dica hanno legalità. Ma mio figlio me l'ha fatto ascoltare ed è evidente nel contesto le cose che volevo dire. Cosa fanno questi grillini? Ecco la politica. Prendono il video, lo estrapolano, lo mettono su YouTube, nei canali, perché non hanno proposta politica. Loro devono attaccare, loro devono criticare, loro non parlano di programmi, loro parlano di queste cose. Ma secondo voi si può affidare il destino della Sicilia e dei siciliani a chi attua questo tipo di politica? Stamani mi chiamano: Toni, c'è un problema. Qual è il problema? Dice che l'attacchino probabilmente ha sbagliato ad attaccare un manifesto, evidentemente non l'ha messo nello spazio giusto, è passato qualcuno del comune e ha ammesso che appunto questa cosa è stata sbagliata. Cosa succede anche lì? Che si prende quel posto, si posta, Toni Scilla che parlava di legalità non rispetta la legalità, come se questo tipo di problema è un problema che dipendesse da me, non dipendesse dall'errore che ha fatto una persona che lavora. E mi sembra che attaccare un manifesto fuori lo spazio prefisso rispetto a tutto quello che stanno combinando loro in giro per l'Italia è davvero poca cosa. E allora a questo punto una cosa la voglio dire: questo soggetto che ha messo queste cose in rete, ma perché non parla allora delle intercettazioni che hanno riguardato un parlamentare di 5 Stelle di questa città? Quando è stato chiamato al telefono e le è stato detto: vedi che questo consulente tecnico non va eletto. Quella è la realtà, non se il mio attacchino mette il manifesto fuori. Ma noi non parliamo di questo. Io questa cosa l'ho voluto dire e mi fermo qui per dire che ci sono due mondi, ci sono due modi di fare politica, e quello dei 5 Stelle lo dico a ognuno di noi, a chi è padre, a chi ha l'obbligo di pensare al futuro. Non possono essere votati, mi possono attaccare quando vogliono, possono fare la guerra quando vogliono, perché sono in nulla. E oggi la Sicilia è talmente in difficoltà, il popolo soffre talmente tanto, che serve una classe dirigente che abbia davvero la capacità, che abbia la capacità politica amministrativa per risollevare questa terra, e non questo modo sterile di fare politica. E siccome noi in città ci giochiamo la partita con questa forza politica, perché siamo noi contro loro, loro attaccano a noi in quanto politica del passato, dovremmo vedere, e loro la parte che dovrebbe rilanciare la Sicilia e il futuro dei siciliani. Allora tutti noi abbiamo l'obbligo di capire che la partita è questa, dobbiamo avere l'orgoglio di capire che serve la buona politica. E io posso assicurare tutti gli amici miei, da Rino a Mimmo, a Vito, a Paolo, a Gaspare, a Antonio, noi da lunedì in poi inizieremo a girare casa per casa, a incontrare tutti i Mazzaresi ad uno, perché li possiamo guardare negli occhi tutti ad uno, perché questa volta Mazzara non deve sbagliare, questa volta Mazzara deve vincere e deve diventare protagonista in Assemblea Regionale Siciliana. Questo progetto non può e non deve fallire. Questa provincia è una provincia meravigliosa. Renato, abbiamo la provincia più bella del mondo, non manca nulla, dalle cave di Cusa a Selinunte, all'Egati, alle Saline. Una città, un insieme di città che messe in rete possono davvero creare un futuro dove il lavoro, la parola magica, deve essere il lavoro. Non possiamo vivere in una terra che con queste potenzialità costringe i nostri giovani a lasciare questa terra. E allora, cari amici miei, dobbiamo davvero fare questo patto in questi 8 giorni che mancano. Abbiamo 8 giorni, dobbiamo insieme fare un impegno, uno lo fate voi a me e uno a voi. Voi dovete impegnarvi
a fare la campagna elettorale. Voi dovete diventare candidati, voi insieme a me dovete girare ogni singola strada, ogni singola casa di questa città, e io mi impegno a fare in modo che voi di questo voto sarete orgogliosi e non vi pentirete mai. Con questo voto vi garantisco che voi entrerete nel palazzo, che il palazzo avrà rispetto di ognuno di voi e delle istanze di ogni cittadino, di ogni lavoratore, di ogni donna, di ogni mamma, di ogni impresa, perché quel palazzo, che è l'istituzione, va rispettata e deve servire per creare una società migliore, un futuro per tutti i nostri figli, perché tutti noi dobbiamo nascere, lavorare e realizzarci in questa splendida Sicilia e in questa splendida provincia di Trapani. Allora partiamo, partiamo, non fermiamoci più e arriviamo al 5 di novembre per fare in modo che Forza Italia, Mazara, la provincia di Trapani e la Sicilia possa davvero dire: noi ce l'abbiamo fatta, da oggi si parte per una storia migliore. Grazie e buona campagna elettorale a tutti voi.